Che fosse un potenziale personaggio dei film di Totò, Salerno lo aveva capito, a sue spese, da parecchio tempo. Ieri però Joseph Cala si è calato nella parte, provando un remake del film La Banda degli Onesti. L'italo-americano è stato arrestato a Bologna per via di alcune banconote false che aveva provato a piazzare all'interno del bar Vita, nel piazzale ovest della stazione del capoluogo emiliano. Cala aveva provato a pagare una consumazione minima al bar, prima con una banconota da 100 euro e poi con un taglio da 50. Quando la cassiera si è accorta che la banconota era falsa, ha chiamato subito la polizia ferroviaria. Le forze dell'ordine ci hanno messo poco per rintracciare in fretta il coreografico Mr. Joe, che, all'interno del proprio trolley, aveva circa 6.000 euro di banconote false con tagli da 100 e 50, tutti, tra l'altro, con lo stesso numero di serie. Joseph Cala sarà processato stamattina con rito direttissimo. Rischia dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione. Joseph Cala è tristemente noto ai tifosi granata per via di quel grottesco tentativo di passaggio di mano da parte dell'allora estitore Antonio Lombardi, che nel febbraio del 2011 lo presentò come una garanzia per il futuro del club granata. La Salernitana di lì a poco fallì, sprofondando nell'inferno dei dilettanti, e Joseph Cala ci provò di nuovo a Lecco con tanto di farsa bis e denuncia dello stesso per una presunta aggressione da parte dei tifosi locali. Oggi sono arrivate anche le manette per l'italo-americano dall'accento broccolino, quotato in borsa per i famigerati alberghi sottomarini. In galera di mando, in galera di mando.